Con Elettronica Service la casa è ai tuoi comandi. Servizio chiavi e radiocomandi per auto e cancelli. Elettronica Service. Siamo in Corso Mazzini 258 a Cava dei Tirreni, nei pressi dello stadio comunale. Seguici anche su Facebook. Ridisegnare la geografia degli istituti scolastici del territorio. Era l'idea dell'amministrazione Torquato che si è concretizzata. Un ridimensionamento scolastico che segnerà la principale novità per il prossimo anno scolastico a Nocera Inferiore. Una modifica presentata in conferenza stampa dal sindaco Manlio Torquato e dall'assessore Maria Laura Vigliar, con la presenza dei vari dirigenti di circolo. Sono stati creati 5 istituti comprensivi che gestiranno la platea scolastica nocerina. Istituti al momento ancora senza una specifica denominazione, ma che hanno raggruppato per omogeneità e continuità territoriale le varie realtà didattiche formate da 4 circoli didattici e 2 scuole medie. Una modifica votata a maggioranza nel luglio del 2016, con la susseguente delibera recepita dalla Regione. C'è un riordino generale del mondo della scuola di competenza comunale sul territorio nocerino, un fatto di assoluta importanza. Per la prima volta Nocera ha gli istituti comprensivi, quindi senza alterare la distribuzione sulle sedi attualmente utilizzate, salvo quelle che sono state chiuse per necessità edilizie, per esempio penso a Chivoli, precedentemente e parzialmente Fiano e poi ancora prima quella di Grotti anni fa. Noi manterremo la stessa distribuzione sulle sedi, ma con istituti unitari, con un percorso formativo per gli alunni e di accompagnamento che dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola ex scuola media, diciamo, scuole secondarie di primo grado, è un continuum con uniche dirigenze, con un medesimo assetto amministrativo e del personale docente, quindi con una possibilità di riorganizzazione interna al singolo istituto molto ampia, ma con una continuità di appartenenza dell'alunno all'istituto. Questa era una scelta che andava fatta già da anni, su cui si è nicchiato, si è perso del tempo. Noi la completiamo, la portiamo a termine, a decisione finalmente, in un momento topico per quanto riguarda la vita della nostra popolazione scolastica. Immaginarsi che coinvolge non solo 5 istituti ma oltre 12 plessi, coinvolge o circa 12 plessi, coinvolge numerosi dirigenti scolastici, personale amministrativo, decine e decine di insegnanti, centinaia, anzi oltre, circa, siamo circa 4-5 mila alunni e le relative famiglie. Questo dà un'idea della riforma che è stata prodotta sul territorio.